Qui stiamo mettendo un po' le mani nel fuoco perché purtroppo bisogna essere molto chiari e incominciare a depotenziare figure della politica che ci sono molto care. Non so, penso al potere, nella società pretecnologica il potere è pensato come il vertice di un triangolo, no? In cima c'è il re, c'è il Presidente della Repubblica, c'è il governo, c'è l'organo direttivo e alla base ci sono coloro che devono stare alle leggi o possono trasgredire le leggi. Oggi il potere non è più al vertice del triangolo, il potere è diffusissimo e ciascun membro della società dispone di potere. Perché negli apparati tecnici basta che io abbia potere su un piccolo segmento e interrompo quel segmento, interrompo tutto l'apparato. Questo potere si chiama potere di non fare. Gli americani lo chiamano no making power. Il potere di non fare, basta che gli assistenti di volo si astengano dalla loro funzione e non si vola. Quindi la tecnica ha questo di fragile, che ciascuno è detentore di potere, che è il potere negativo, il potere di non fare, che però interrompe la totalità dell'apparato. Quindi il potere, quando si sente la gente che dice vuole i governi decisionisti, mi ricordo all'epoca di Craxi, poi visto che hanno votato tutti Berlusconi, penso che anche in questa direzione ci sia un desiderio di decisionismo, il decisionismo è quanto di più idiota ci possa essere nell'età della tecnica, perché se è vero che il potere è diffuso capillarmente nella mia possibilità di impedire che accada un'azione, di cui controllore di volo, ma potrei dire anche i ferrovieri o chi per essi, allora io posso sì decidere, ma se io mi astengo dal lavoro e interrompendo il mio piccolo settore di competenze, interrompo l'apparato, ho risolto il problema. Poi il secondo rischio ancora della politica è nel concetto di democrazia. Io personalmente sono persuaso che non ce n'è più, non ce n'è proprio più. C'è la democrazia come acclamazione, come retorica persuasiva, ma non come inconveniente italiano. Non ce n'è più perché non ce ne può più essere, perché il livello in cui accadono le decisioni implica una competenza tale che nessuno possiede. Non so, se mi si chiede dobbiamo chiudere le centrali atomiche e io risponderò sì o no sulla base delle persuasioni che mi sono fatto, sulla base delle mie appartenenze politiche, ma non sulla base della competenza perché non sono un fisico nucleare, non sono in grado di calcolare i rischi. E allora, se la società diventa complessa e tecnicamente sofisticata, l'umanità diventa incompetente intorno a ciò intorno a cui deve decidere. Cioè, mi viene in mente che Platone racconta nella Repubblica che un giorno si sono raccolti gli ateniesi nella gora di Atene e hanno detto chiamiamo i tebani, chiediamo se ci danno il legno per fare le navi tagliando le piante del monte Cipereo. Ecco, lì si poteva decidere perché tutti capivano. Sono arrivati i tebani e hanno detto no, le piante non ve le diamo non per ragione di quattrini ma perché una volta che le piante sono state abbattute dal bordo di Atene non parte più nessuno per via della bora. Che le piante fermavano. Allora, questi sono problemi che tutti capiscono, ma se mi dovessero dire facciamo i cibi transgenici, poco a poco devo essere un biochimico, un biologo molecolare per decidere, altrimenti decido su base retorica, non di competenza.